Una buona base teorica, perché vi daremo anche una serie di riferimenti teorici rispetto all'organizzazione dei settori di rispettiva competenza, appunto le redazioni dello spettacolo, gli uffici stampa, ma lavoreremo molto e soprattutto sulla parte pratica, cioè sulla scrittura di testi giornalistici, sulla preparazione di conferenze stampa, sulla organizzazione di documenti stampa. Riteniamo infatti molto importante che soprattutto chi si avvicina o per curiosità o per perfezionamento professionale o per il desiderio di intraprendere un'attività nuova, magari diversificando quelle che già abitualmente svolge, abbia molta utilità soprattutto nel confrontarsi con la pratica concreta e quotidiana. Devo dire che da questo punto di vista l'esperienza realizzata nei due corsi dedicati al giornalismo sportivo, dove abbiamo coinvolto anche firme importanti del giornalismo sportivo campano, penso per esempio a Mimmo Carnatelli, firma storica del nostro giornalismo, ma anche è venuto a trovarci Carlo Alvino, Gianluca Gifuni, che sono nello sport diciamo i punti di riferimento, senza dimenticare anche l'amico Moralo, che con il suo sito è quello più cliccato su Napoli. Insomma, cerchiamo di farvi avere anche un confronto e una conoscenza diretta proprio con i protagonisti e con gli addetti ai lavori. Quindi una struttura molto leggera, incontri di 3-4 ore a settimana, quindi un corso che si risolve anche abbastanza velocemente, nel giro di un paio di mesi all'incirca, e che appunto insieme alla parte in aula prevede anche delle vere e proprie esercitazioni pratiche sul campo, in modo tale che voi possiate alla fine di questo piccolo percorso formativo aver maturato davvero un'abilità a migliorare le vostre personali performance. Io mi fermo qui e do la parola all'amico Alberto che ci introduce, l'amico Salvatore che ci introduce nel mondo della voce, cioè ci aiuta a capire meglio le potenzialità e i problemi di un organo e di una funzione, quella vocale che usiamo per tutta la vita ma che spesso trascuriamo o usiamo male con risultati negativi. Prego Salvatore. Allora sì, io parto sempre da il significato della parola dizione. Dizione vuol dire arte del dire, quindi come c'è un'arte dello scrivere, c'è anche un'arte del dire, con tutte le regole, ma non regole ovviamente grammaticali o sintattiche o di punteggiatura, ma regole sonore, regole fonetiche, fonologiche. Quindi il primo approccio alla dizione, per quanto mi riguarda, parte dalla respirazione. Infatti il primo argomento che io spiegherò nel mio intervento sarà la respirazione diaframmatica. Che cos'è il diaframma, come funziona, dove si trova, e faremo un vero e proprio esercizio pratico con materassi nella palestra e inizieremo a respirare, cioè a prendere coscienza della respirazione. Respirare è un atto istintivo e naturale, però bisogna prendere coscienza e capire come funziona l'organo vocale, come funziona il diaframma e quindi rendersi conto di che cos'è la respirazione. Quindi esistono due tipi di respirazione, quella alta clavicolare e quella bassa diaframmatica. Io spiegherò quella bassa diaframmatica, che è la più naturale. Oltre questo primo argomento introduttivo, spiegherò, diciamo, arriveremo a capire i nostri risuonatori, cioè come far risuonare la voce, perché noi abbiamo delle cavità, quindi una voce di testa, una voce di petto, di naso, non come fanno i cantanti, perché non servirebbe a noi che parliamo, ma come far risuonare la voce e quindi come far propagare il fiato, le onde sonore, affinché la comunicazione possa essere più efficace. Quindi articolazione, potenziamento vocale, lettura espressiva, quindi togliere il tono, il monotono, non essere monotoni, ma essere espressivi nel porre qualsiasi argomento, quindi anche interessare l'ascoltatore da un punto di vista uditivo, e a volte non è ovviamente la sostanza è importante, ma anche la forma, perché noi la voce è un vero e proprio strumento a fiato, ma bisogna imparare a suonarlo.
quindi possiamo dire le cose più belle e più straordinarie del mondo, ma se siamo troppo statici, non cambiamo tono, non siamo melodici, dopo un po' l'ascoltatore si stanca, anche il rischio di si alza e se ne va, quindi questo noi non lo vogliamo. E fino alla lettura espressiva, dicevo, articolazione, e quindi questo, diciamo, è lo scopo e l'obiettivo della dizione. Ovviamente la dizione serve in tutto, è trasversale, non serve solo a professionisti, ma a chiunque voglia migliorare un po' il proprio modo di parlare, di esporre un argomento e rendendosi efficace nel farlo. Vorrei concludere questo mio breve intervento con una battuta di George Bernard Shaw, il quale diceva: il problema della comunicazione è l'illusione che sia avvenuta. Grazie, allora a presto. Beh, vorrei che ci facessi però giusto qualche piccolissimo esempio. Quando parli di voce di testa, sì, o di voce di diaframma, eccetera, ecco, vuoi farci anche sentire, sì, la differenza tra queste, allora, due molte dimensioni? Sì, c'è per esempio la voce di maschera, che è quella voce che in questo momento sto usando, perché noi abbiamo delle cavità proprio come la maschera, quindi si tratta di prendere fiato col diaframma, questa membrana che si allarga e si riempie, viene appoggiata e sostenuta dai muscoli addominali, quindi il fiato sale alle corde vocali, che sono due plinche, due membrane, queste si uniscono e questa vibrazione è la produzione del suono. Se noi la buttiamo nel naso diventa una voce schiacciata, e questo è un difetto che purtroppo hanno molte ragazze ed è quasi un vezzo a volte. Quindi noi dobbiamo far capire che diciamo sotto il palato duro, se voi vi toccate la punta della lingua, la punta della lingua, il palato duro, la parte rugosa dietro gli incisivi, quello è il punto dove il suono deve risuonare, perché è la cavità che ci dà maggior propagazione nell'aria. Oppure troppo di testa, ma in questo caso le corde vocali, quindi la glottide, ha un colpo, e questo colpo non sempre fa bene, perché a volte appunto arrossamenti, si va dal foniatra, dall'ortopedista, perché si respira male e si grida a freddo, cioè il grido a freddo è bestiale, perché è una scudisciata alle corde vocali. Tutte queste cose noi le vedremo via via. Se dovete gridare, riscaldate un po' più, cioè non incazzatevi di botto, no, cominciate, voglio dire, a far montare l'ira, esatto, e poi gli esplodete. Esatto. Appoggiate un diaframma, quindi la luce. Poi è un'affermazione femminista, a favore delle donne. Il modo più naturale di avere una risonanza completa, e quindi non nasale, non tutta della maschera superiore e neanche tutta il petto, che ha una risonanza abbastanza grave, talvolta, è quello di atteggiare il volto al sorriso. Perfetto. Probabilmente le donne hanno questa missione perché noi le facciamo sorridere poco, e quindi di conseguenza sono costrette a mandare nel naso, perché in quel modo cercano di farsi sentire da noi, non potendo sorriderci troppo. Proviamo a fare sorridere di più, nel senso della felicità, della gioia. Ah, questo. Quindi si migliorerà anche l'emissione vocale. Spostiamo il risuonatore e facciamo questa voce bella, libera. Assolutamente. E poi ci servirà ovviamente per tutto il percorso della nostra vita, perché una volta apprese queste cose. Ecco, vorrei che ci facesse comprendere meglio anche, per esempio, l'utilità professionale di avere una voce migliore, una voce che esprime meglio le potenzialità del proprio corpo e della propria personalità. Una voce, diciamo, una voce normalmente educata è una voce libera, non tesa, quindi spalle e collo rilassato, esce fluida, infatti noi faremo gli esercizi proprio pratici, e viene colto questo, diciamo, l'ascolto. Quello è importante, noi come se suonassimo un piffero magico, no? Quindi si rimane abbastanza affascinati da una voce chiara, pulita, non solo da un punto di vista musicale, ma da un punto di vista anche di, diciamo, scevra da cadenze dialettali, ci si mangia a volte le finali, quindi rimane imprigionata, e questo rende il contenuto migliore, perché la forma dà, diciamo, paradossalmente maggior rilievo al contenuto. Beh, è come se noi facciamo un regalo e lo diamo così, facciamo quel pacchettino. Quindi questo è importante, qualsiasi attività si svolga. Qualsiasi attività. Non è detto che si debba essere, appunto, cantanti, lo abbiamo scuso, attori, o speaker o attori televisivi. Si può essere anche dei dirigenti di un'azienda,
dei venditori, dei commessi, degli impiegati. Beh, una voce ben educata che valorizza la propria personalità in qualche misura aiuta anche a far carriera da questo punto di vista. Per esempio, per i ragazzi è importante quando si va a fare un colloquio di lavoro fuori regione, cioè usiamo l'italiano pulito, chiaro, per cui verremo apprezzati senz'altro, perché quello dirà, quello là mi potrà rappresentare meglio di un altro che magari non mi piace come si esprime. Certo. Ci parlavi di lettura espressiva, puoi farcene un piccolissimo esempio? Sì, io ho il materiale che poi io... Giusto per dare anche a loro, così completiamo il quadro. Perfetto. Un po' di lettura espressiva. Ecco, uno dei casi di lettura monotona, per esempio, nella quale ci imbattiamo spesso, è quella della messa domenicale. Prima facevamo... esempio della messa, non per richiamare l'attenzione, spesso il Vangelo viene letto con una monotonia in cui non si capisce neanche il dialogo che a volte invece viene previsto dal testo, e questo, voglio dire, è un aspetto che abbassa già la gente. Devo dire, noi cattolici siamo abbastanza distratti rispetto a questo tipo di cose, però avere una, come dire, incapacità anche di dare alla voce l'espressività tipica di un momento così importante come la proclamazione addirittura della parola di Dio è rilevante. Diciamo appunto lettura espressiva. Sì, questo è un esercizio che faremo. Ovviamente le vocali sono 5, ma i suoni sono 7, perché i fonemi E o hanno sia l'accento grave, ci dà suono aperto, esatto, il famigerato, oppure l'accento acuto, ci dà suono chiuso. Questo è un brano anche bizzarro che mi serve giusto per introdurre. E questo è un pezzettino che può essere letto in mille modi diversi. L'importante è che si respiri bene, che si dia maggior risalto, diciamo, anche con la voce. Allora, se io vorrei una cavia in questo momento, perché poi dobbiamo anche fare un po' le differenze, no? Allora, Allora. Sì, ma io ho anche l'R francese, quindi... Bellissima, l'R francese, cioè chi ha parlato? Leggi normale, poi dopo il corso... È inquadrata? Allora. 12 formiche solevano correre sopra uno scoglio, dove l'oceano lottava con loro. Ogni volta che l'onda arrivava, le 12 formiche occupavano di corsa i fori dello scoglio e poi sogghignavano. Ore ed ore trascorrevano giocando tra il suono delle onde e il tonfo del molo. Sul ponte opposto molti molluschi occhieggiavano incuriositi, con forte odore oleoso si sposava con quello dell'oceano. Sotto sotto le formiche volevano dimostrare il loro coraggio, ma il gioco era rischioso e pericoloso e dopo ogni onda una loro compagna moriva con onore. Erano rimaste in 9. E la fioca luce della notte le faceva sembrare a volte come nascoste in una botte. Ok, perfetto. Siamo un po' rimasti sempre sulla stessa tonalità. È una lettura normale fatta da tutti con semplicità. Io cercherò di essere più espressivo possibile, vedere che potenzialità ha la nostra voce di raccontare una cosa. Può essere così. 12 formiche solevano correre sopra uno scoglio, dove l'oceano lottava con loro. Ogni volta che l'onda arrivava, le 12 formiche occupavano di corsa i fori dello scoglio e poi sogghignavano. Ore ed ore trascorrevano giocando tra il suono delle onde e il tonfo sul molo. Sul ponte opposto, molti molluschi occhieggiavano incuriositi e un forte odore oleoso si sposava con quello dell'oceano. Sotto sotto le formiche volevano dimostrare il loro coraggio, ma il gioco era rischioso e pericoloso. E dopo ogni onda una loro compagna moriva con onore. Questo è un esempio di come si può leggere, cioè, e come possiamo fare tutti con un po' di studio, qualche regola. Ci fermiamo qui per un momento. Ringraziamo allora Salvatore, che tornerà poi ad accompagnare un pezzo del nostro percorso formativo. Ecco, come vedete, lui ha fatto una eccellente dimostrazione di come appunto si svolgeranno tutti i nostri incontri. Ripeto, non saranno delle conferenze, pur avendo appunto una serie di contenuti teorici abbastanza robusti, ma avremo modo appunto di coinvolgere tutti e ciascuno in ogni momento della nostra proposta formativa. Vorrei allora pregare adesso l'amico Dario Ascoli, che ci dà magari anche due brevissime parole
di sua presentazione, di illustrarci invece il percorso che andremo a fare con lui, dedicato particolarmente alla comunicazione nello spettacolo e dello spettacolo. Dopo il collega che ci ha parlato della lezione, siamo tutti in difficoltà pazzesca, per cui il modo migliore sarebbe, ammesso che lo conoscessi, i linguaggi sono dovuti e quindi anzi io saluto. Grazie. Grazie. Invece, nostro e vostro malgrado, ci esprimeremo con la voce per quello che è. Lui ci abbandona per non giudicarci e gliene siamo grati. Il modulo di critica dello spettacolo e i suoi corollari, ovvero ufficio stampa per lo spettacolo, ovvero in generale comunicazione di eventi di cultura e spettacolo. Di che cosa ci occuperemo? Ci occuperemo di una parte teorica che è comune a tutti gli argomenti giornalistici, che riguarda ovviamente la comunicazione, le famose 5W di cui parleranno tutti, eccetera. Lì personalizzeremo, li adatteremo allo specifico mondo dello spettacolo. E ne verrà fuori qualcosa di divertente, perché vedremo come sia stimolante dover descrivere un evento di spettacolo, come può essere divertente commentarlo, ma anche come sia rischioso. Talvolta, l'amico Iannicelli conosce bene questo mondo, dover dire alcune cose sgradevoli usando opportunamente gli eufemismi e sapendo come rispettare soprattutto coloro i quali hanno dato una prestazione, fuori una prestazione di spettacolo. Vi dico subito che non sarà argomento di questo modulo la storia della musica, la storia del teatro, la storia del cinema, un po' perché non ci sarà tempo e ore a disposizione, non ci saranno tempo e ore a disposizione, un po' molto direi, perché io sostengo da tempo, e oramai sono 3 decenni, ahimè, che mi occupo di questa materia, che tutta la formazione scolastica imperniata e incentrata sulla storia delle discipline artistiche danno un apporto davvero molto piccolo al giornalista che voglia invece inventarsi nella critica. Perché? Perché queste si impegnano e impegnano il lettore o lo studente più sull'evoluzione dei linguaggi, sulla biografia degli autori, sulle vicende delle varie scuole stilistiche, che sui repertori veri e propri che vanno a popolare i cartelloni dei teatri in tutto il mondo. Per cui lo storico della musica non è detto, anzi talvolta è esattamente il contrario, non è detto che sia un critico capace di analizzare, giudicare una interpretazione, perché si sarà creato un proprio immaginario storico, letterario, culturale che si scontra nel momento in cui va ad assistere ad un evento con una manifestazione reale, concreta, che non è una partitura, ma è una esecuzione viva. E così vale per lo storico del teatro, il quale non leggerà un copione, quindi, ma dovrà imbattersi assistere ad un evento teatrale in quel momento vivo davanti a lui, presente. Quindi è vero che dovremmo parlare della storia, parleremo della storia di repertorio, ovvero di come il repertorio teatrale musicale si è evoluto e come questo è stato rappresentato nel corso del tempo, rapidamente, senza scendere in accademismi, senza annoiare, a me cerchiamo di non farlo. Vedremo invece come andare ad affrontare un vero e proprio pezzo giornalistico, cioè come dare un titolo senza confondere le opere di Verdi soprattutto, ma questo è un altro discorso. Come dare un titolo ad un pezzo giornalistico, come creare un lead, cioè un attacco, un incipit che susciti interesse.
Perché si potrà dire tutto benissimo, si potrà creare un pezzo interessantissimo, ma se nelle prime righe di un articolo noi riusciamo a catturare l'interesse, la curiosità del lettore, questo ci abbandona. Un tempo ciò accadeva, l'articolo finiva accartocciato nella carta che lo ospitava nel cestino. Con il web è ancora più facile, perché se nel primo impatto l'interesse non viene stimolato, basta un clic e si passa ad un link successivo, o si chiude addirittura il browser e si finisce a leggere tutt'altro. Quindi studieremo come creare un incipit, un lead, come si dice in termini anglosassoni, accattivante. Daremo qualche notizia circa i criteri di leggibilità, cioè come costruire un periodo che risponda ad un criterio di massima leggibilità. Poi smonteremo tutto, poi vedremo come bisogna invece creare delle eccezioni a questi criteri, perché le eccezioni sono il sale della vita. Ma è importante, quando si manda un comunicato stampa, per esempio, che chi lo riceva rapidamente comprenda di che cosa stiamo parlando e cosa stiamo presentando. Altrimenti il buon collega che pure vuole dare visibilità al nostro comunicato, se dopo quattro righe dice ma chi è, che fa, dove si verifica, a che ora, che prende e lo manda via, anche perché non so quanti di voi hanno già esperienza, ma ciascuno di voi riceve 300, 400, 500 email al giorno, se non trova chiaramente interesse subito, la mail viene cestinata, agli atti, viene archiviata. Quindi daremo un po' di queste indicazioni. Poi proveremo, grazie anche alla collaborazione dei nostri amici che vanno uffici stampa dei teatri, a sperimentare sul campo come si realizza una critica teatrale, cinematografica, musicale, anche letteraria. Anche su questo faremo soltanto un piccolo cenno, perché è argomento che meriterebbe un approfondimento più ampio. Poi ci occuperemo di come si realizza un editing serio, carino, appetibile di un articolo. Un tempo, quando si doveva realizzare in piombo la matrice tipografica, era tutto forse più affascinante, ma i tempi erano così lenti che le riflessioni e le meditazioni avevano modo di essere sedimentate. Oggi, con la composizione grafica per la stampa anche cartacea, con il web, in cui nel mentre noi scriviamo potremmo avere migliaia di persone che ci leggono, ci dobbiamo anche rendere conto di come dare un formato che sia ben leggibile, di come dare anche una personalità al nostro formato. Faccio un esempio: i colleghi di qualche tempo fa avrebbero potuto vedere un ritaglio piccolissimo di un giornale cartaceo e dire: ah, questo è il Mattino, questo è Roma, questo è il Roma prima del 1970, quando usavano ancora questo carattere, oppure questa è la carta che utilizza questo. Allo stesso modo il web ha una sua personalità, per cui chi scrive del mondo 2.0 deve anche dare un brand, deve dare un marchio che sia poi riconoscibile e sia poi ricercato, e deve seguire dei criteri editoriali per potersi distinguere e anche per rendere più facile la lettura. Parleremo anche, chiacchieravamo così liberamente prima dell'inizio del nostro incontro, di come oggi sia indispensabile avere anche delle conoscenze di editing video, di fotografico, perché montare un pezzo significa anche molto spesso avere a che fare con materiale audio-video, e quindi almeno una rudimentale conoscenza di come si taglia, si incolla e come si costruisca un documento video è importante, perché non sempre ciascuno di noi può avere un collaboratore o una squadra di collaboratori che per le dita si mette al lavoro. Normalmente sono le nostre mani e la nostra mente gli unici strumenti di cui disponiamo per poter produrre un documento giornalistico.
Avremo nel corso degli incontri anche la possibilità di ascoltare dei colleghi di altissimo valore che ci daranno, ci racconteranno la loro esperienza e questo senz'altro ci aiuterà da un lato a comprendere quanto sia affascinante questo mondo, dall'altro anche a renderci conto di quanto questo sia difficile e di quanta fatica ci sia. Vi dico soltanto un ultimo dato: mentre preparavo il modulo dell'ufficio stampa, cominciai a esercitarmi a enumerare tutte le notizie che un ufficio stampa dovesse riportare e dovesse poi ridistribuire alla colleghi. Ebbene, cominciamo con le lettere dell'alfabeta: A1, B2, C, D, E. A un certo punto arrivai a Z, dicevo, caspita, sono 26. Mi resi conto di dover poi ricorrere anche all'alfabeto inglese e aggiungere W, X, Y, eccetera. E poi mi resi conto di dover mettere dei risultati a 1, a 2, a 3, quindi alla fine erano 40 dati che, e azioni singole che devono essere svolte per realizzare un comunicato stampa, monitorare poi come questo comunicato viene recepito dai colleghi della stampa e poi tutte le altre funzioni che attengono al esempio tipico gli accrediti, esempio tipico le recensioni e poi i commenti alle recensioni e infatti una quantità di operazioni singole che oggi sono indispensabili e che noi proveremo ad illustrare nel miglior modo possibile. Credo che non so se Peppe vuole dire qualcosa. Domanda volevo fare, se avete voi qualche domanda, assolutamente siamo ovviamente a disposizione. No, capire in particolare, voglio dire, anche il discorso dello sbocco professionale, cioè la possibilità, voglio dire, che questo settore nei prossimi anni continui a ricevere, professionalità e continui a ricevere forze nuove che possono inserirsi. Dobbiamo essere ottimisti per forza, altrimenti questo nostro lavoro non lo possiamo affrontare. Però abbiamo qualche ragionevole motivo per esserlo. L'Italia vanta un patrimonio culturale e artistico straordinario. Abbiamo 14 fondazioni lirico-sinfoniche, abbiamo centinaia di fondazioni teatrali e culturali. Le nostre città d'arte sono disseminate di teatri che hanno produzioni di altissimo livello. Certo, indubbiamente oggi vi è una contrazione forte legata alla crisi globale che anche sulla cultura si è abbattuta. Tuttavia è impensabile che questo settore possa subire contrazioni tali ulteriori per cui gli sbocchi vengano completamente azzerati. È vero che qualche tempo fa si poteva guardare con prospettive più sorridenti, ma io credo che gli esempi tu stesso ne riconosci molto, della nostra regione soprattutto, permettono di dire che possiamo contare, faccio due esempi, nel campo musicale ma non solo, parlando del balletto, Teatro San Carlo ha 300 e passa alzati si vario l'anno, ci sono 300 eventi l'anno, il che significa quindi materiale su cui scrivere, il Teatro Stabile ne ha circa 140-150, altro materiale. Il Teatro Verdi oramai è una realtà regionale e non solo, nazionale e anche oltre, così importante, e ha 9 produzioni l'anno con almeno 50 alzati di sipario e noi speriamo che ne abbia molte di più nel futuro. Quindi abbiamo i festival, il Teatro Festival che oramai è diventato un appuntamento ricorrente. Abbiamo i festival estivi da Ravello Festival, RAF, quindi vi sono opportunità notevolissime per potersi cimentare e soprattutto per poter poi fare esperienza sul campo.
bisognerà sforzarsi però di convincere, questo riguarda tutti noi, che l'ufficio stampa è cosa seria e che va affidata a dei professionisti. Cioè non si può affidare l'ufficio stampa al primo arrivato al ragazzino o alla ragazzina di buona volontà e gli si dice vabbè, occupi dell'ufficio stampa di questo evento. Non si può fare. Io non sono un ordinista, nel senso non ritengo che debba esserci una formalizzazione di abilitazione all'ordine, però quantomeno una formazione in questo campo vi deve essere, altrimenti si assiste ad una improvvisazione che non è negativa per la nostra professione, è negativa per ciò che noi di cui noi vogliamo parlare, cioè per la cultura, per lo spettacolo. Presentare male un evento importante, non dico è renderlo meno importante, ma è renderlo meno visibile, è vanificare lo sforzo organizzativo. Uno degli argomenti, ad esempio, di un ufficio stampa è quello di portare le presenze che ci sono state, perché deve farlo, non pubblicarlo ovviamente, ma sapere le presenze, e sapere a fronte degli accrediti attribuiti che risposta la stampa ci sia stata e come la stampa l'abbia seguita. Significa, questo è professione, bisogna saperlo fare. Poi vi sono altre facoltà che noi dobbiamo migliorare, e capacità, competenze che riguardano anche la capacità di relazionarci con i colleghi, perché un ufficio stampa antipatico, scorbutico, che vi fa passare la voglia anche di scrivere, naturalmente avrà una risposta. Non ce l'avevamo parlato prima, quando lei sta facendo il corso di ufficio stampa, qual è la dote che io indicavo? L'empatia, cioè ci vuole la forte. È assolutamente necessario, perché diciamo che seguire un evento qualche volta è piacevole, spesso lo è, qualche volta è anche faticoso, ne parlavo prima, ma tu come fai? È faticoso. Se ci si trova anche ad avere un collega antipatico che fa pesare ogni cosa, naturalmente uno sceglie di seguire col proprio colpo di testata ciò che è più gradevole, piacevole e con un rapporto umano di qualità. Con Peppe, per esempio, è sempre così un piacere di seguire gli eventi di cui lui si occupa, che anche quando bisogna dire male di qualcosa, però ci si riesce sempre. Lo dice con più dolcezza. Lo si dice con più dolcezza, ci si sorride sopra, insomma, perché bisogna. Perché viene naturale che sia così, insomma, assolutamente questo fa parte di quell'empatia che si instaura e che quindi permette a tutti quanti di lavorare meglio e con soddisfazione. Bene. L'ultima cosa, proprio ti chiedo, un po' hai già risposto, ma le caratteristiche che deve avere un giovane o comunque un professionista, una persona che voglia lavorare nel campo della comunicazione dello spettacolo e nello spettacolo. Un po' già l'hai detto, in base a una predisposizione al rapporto umano, una certa competenza di settore, ecco, c'è un qualcosa in più, un quid in più che poi determina il fatto che tu riesca poi davvero a fare questo mestiere oppure non rimane. C'è qualcosa che in poche parole, in due parole vorrei dire, è che ho visto io in prima persona e mi sono sforzato di comprendere cosa mi succedesse dentro, cioè deve essere capace di essere analitico ma al tempo stesso di conservare la capacità di emozionarsi. Ed è importante, Peppe lo sa bene, quando uno ha una competenza molto forte in un certo settore è facile che ci si metta nella condizione di essere un analista dell'evento. L'analista dell'evento non può essere un buon critico, perché all'analisi si deve sempre abbinare la capacità anche di emozionarsi, non di lasciarsi condizionare, di non essere obiettivi, ma ci vuole anche l'emozione, perché diventa poi il propellente per poter trascorrere una notte a scrivere di uno spettacolo, perché è il propellente che ci spinge talvolta anche a fare un viaggio, a impegnarsi e a rinunciare a tanto altro per poter poi scrivere un pezzo di cui essere fieri, orgogliosi, magari sperando che altri condividano il piacere della lettura. Sicuramente la capacità di essere analitici e di non rinunciare all'emozione di assistere ad un evento, leggere un libro, guardare un film, ascoltare della musica o vedere un balletto.
Questo vedo che debba esserci, altrimenti si diventa come, per citare Fabrizio De André quando parla di quello che ride al Circo Togni quando la propria sbaglia il salto. Cioè, io quando vedo un collega che è musicista che sbaglia, non è che non devo goderne, divertirmi bene, così scrivo un bel pezzo cattivo. No, c'è la passione per la musica o per il teatro, e quindi bisogna saper godere di questo lavoro fino in fondo. Credo che forse questa è la caratteristica più importante, perché la cultura oramai è elevata in tutti quanti noi e voi, e certamente non è la dottrina che serve l'atteggiamento, lo stato d'animo, il piacere, che non ci dobbiamo mai negare in tutto ciò che noi facciamo. Beh, ringrazio molto Dario per questa sua interessante presentazione, che credo abbia fatto sorgere in voi il desiderio di partecipare a questa iniziativa, estremamente eterogenea, perché appunto poi, come vedete, spazieremo dalle linee generali agli approfondimenti particolari. Io in particolare curerò la parte di laboratorio, cioè cercheremo insieme di approfondire i trucchi, i segreti della scrittura giornalistica, perché a dispetto di quello che si ritiene, il linguaggio giornalistico ha delle sue regole ben precise. Il linguaggio giornalistico deve obbedire ad alcuni criteri. Il linguaggio giornalistico non è il linguaggio della libertà e della fantasia, cioè, ovvero, la libertà è insita profondamente nella scelta e nella passione di comunicare, ma dal punto di vista dello stile, se vogliamo essere dei giornalisti efficaci, dei comunicatori efficaci, dobbiamo saper rispettare alcuni criteri. Un discorso quanto mai vero nell'epoca del 2.0, perché dobbiamo renderci conto, e ieri ne abbiamo avuto ad esempio una prova eclatante in Francia, che ormai le gerarchie dei mass media sono state completamente stravolte. Fino a qualche anno solo trionfava l'autorevolezza del quotidiano, della parola cioè stampata. Ah, c'era scritto. È giunto poi il tempo in cui l'ha detto la televisione, l'ho sentito alla radio prima che l'ha detto la televisione. Oggi dobbiamo renderci conto che è il web il grande terreno dove vanno ad attingersi le notizie e dove queste notizie vengono alla velocità della luce, non alla velocità di giorni, settimane, anni o ore, ma in tempo reale davvero vengono elaborate. Pulitzer assegnati al web è un dato. Il Pulitzer assegnato al web è una notizia. È assolutamente. Ci deve fare il bene. Allora, ieri, per esempio, in Francia si interrogavano a un certo punto perché. Salve. Prego. In Francia c'è stato, ieri sapete, no? Si è votato per il primo turno delle elezioni. Si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali. I seggi chiudevano alle ore 20, però tutti gli istituti demoscopici erano in grado già alle ore 18 di fornire delle proiezioni estremamente attendibili sull'andamento del voto. Voi potete ben immaginare, a due ore dalla chiusura delle urne, soprattutto in una competizione che si annunciava molto agguerrita, come poi è stato tra i due candidati principali, Hollande e il presidente uscente Sarkozy, che peso avrebbe potuto avere la divulgazione dei sondaggi a due ore del voto? Avrebbe potuto, per esempio, convincere gli indecisi a orientare verso l'uno o verso l'altro il proprio consenso. Ma la deontologia web, quindi questo è ancora. E si è fatto tutto un gran parlare di impedirlo ai media tradizionali, voglio dire, ecco, per esempio i giornali non avrebbero potuto che giocano la televisione soprattutto, ma in realtà oggi non ci vuole neanche un sito, basta un telefonino con il quale tu puoi, twittando un messaggio, dare la notizia e far raggiungere in tempo reale a milioni di persone senza nessun intermediazione. Allora noi dobbiamo renderci conto di
questo universo mediatico e comunicativo completamente cambiato nel quale ci muoviamo, e da avere una solida preparazione che ci permetta di affrontarlo. Una geniale operazione di comunicazione, per esempio, l'ha fatta di recente l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Io premetto che farò spesso riferimenti, perché appunto nel laboratorio avevo modo di manipolare testi sportivi, testi giornalistici di politica, testi dello spettacolo, testi di economia, cioè affronteremo i vari settori della comunicazione giornalistica. Beh, farò spesso esempi della politica, vi prego di non attribuirvi nessun significato partitico da parte mia, li faccio semplicemente come esempi di scuola comunicativa. Beh, Berlusconi venerdì pomeriggio ha piazzato una grande operazione mediatica. Saprete tutti che l'ex presidente del Consiglio è coinvolto in un processo importante legato ad accuse anche molto gravi, riferite a certe feste che si sono svolte nelle sue residenze private a Roma e soprattutto ad Arcole. Berlusconi ha sempre definito questo processo una sceneggiata, ha sempre definito questo processo una persecuzione mediatica delle toghe rosse nei suoi riguardi, e tutto sommato aveva sempre definito quelle serate delle cene eleganti tra persone raffinate. Per la prima volta Berlusconi ammette venerdì, non a caso nel giorno in cui viene ascoltata dal tribunale la poliziotta che smantella il castello accusatorio, o che perlomeno, voglio dire, confuta pesantemente il castello accusatorio di Democassini, in cui ti dice: ah sì, poi c'erano delle ragazze, ricordo che facevamo pure dei giochi, ma come si chiama adesso quei giochi? Burlesque, sì, ecco, erano delle gare di burlesque. Giocando anche, non a caso, su uno dei soprannomi che gli erano stati dati, burlesconi, no? Molti comici giocavano col nome di Berlusconi, col cognome meglio di Berlusconi, e lo trasformavano in burlesconi. Lui riduce, dice sì, sì, ci sarà stata qualche ragazza un po' svestita, avremo, ma erano gare, l'ignorabile pausa, la trovate su YouTube la dichiarazione, quindi è facilissimo da verificare. Già, come si chiamano adesso? Le gare di burlesque. Ah sì, ecco, facevamo gare di burlesque. Un'operazione mediatica di grandissima importanza, perché tende, voglio dire, a cambiare completamente l'asse dell'attenzione nei suoi riguardi. Sono ragazze consenzienti, non facevamo nulla di male, giocavamo a fare questo burlesque che oggi fanno anche le signore per bene a Napoli. Ci sono diverse scuole di danza che fanno anche i corsi di burlesque, dove ci vanno le mamme di famiglia a fare la loro lezione di burlesque. E poi devo dirvi anche la verità, oddio, a Berlusconi, io mantengo 42 ragazze, 42, tu aspetti prima di 2 o 3, quindi insomma non è sempre mio. Perché poverini li hanno rovinati, i clienti li hanno rovinati, non troveranno più un fidanzato, nessuno le fa lavorare, hanno subito questo marchio d'onta e d'infamia. Quindi da presunto sfruttatore o utilizzatore finale, come pure egli ha amato definirsi in certi momenti, diventa niente poco di meno che il benefattore di queste 42 vergini che sono state immolate sull'altare della gogna mediatica, dell'accadimento mediatico nei riguardi del già presidente del Consiglio. Capite bene che tutto questo rovesciamento mediatico è un'operazione pianificata a tavolino da dei professionisti, cioè che hanno analizzato ogni aspetto della vicenda. Questo sia l'orologeria. Questo sì, assolutamente, con una tempistica perfetta, da professionisti della comunicazione che hanno ricostruito la vicenda, hanno tratto, magari aiutandosi anche con dei sondaggi demoscopici probabilmente per capire, e uso il demoscopico senza nessun intento, ecco, absit gira verdis, insomma, ecco, demoscopico nel senso di statistico, e hanno saputo trovare in una situazione di pesantissimo smacco mediatico per Silvio Berlusconi, hanno saputo trovare delle risposte giocando anche sull'ironia e sull'autoironia.
è del tutto evidente che la vicenda processuale proseguirà e farà la sua strada, toccherà poi al tribunale verificare quel che davvero è accaduto e se in quel che è accaduto si possono ravvisare i gravi profili penali che vengono ascritti non tanto a Silvio Berlusconi quanto piuttosto al suo entourage, Lele Mora, Emilio Fede ed altri. Ma certo, nell'immagine dell'opinione pubblica un dubbio è stato insinuato, una goccia che scava la pietra è stata cominciata a far scoppiare. Do subito la parola. Butta scavat lapidem, dicevano i latini, no? Pim, 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 anche la pietra più pesante prima o poi si spagna. Un successo mediatico di gente stolta, però. Diciamo che successo, cioè, mediatico se lo mangia, se lo beve la gente. Perché ci metti gente? Perché ci metti quell'aggettivo stolto? Perché non tutti penso si è stolti. Voglio dire che Berlusconi alle ultime elezioni il Popolo della Libertà ha preso 13 milioni e mezzo di voti. E purtroppo, io sono fiera di essere italiana, ma No, cioè 13 milioni e mezzo di voti sono, ripeto. L'operazione mediatica principale. Liberiamoci di un'audience che sia capace di versi queste cose. Del resto il nostro Parlamento ha votato che Rubbi è la nipote di Mubarak. Quindi voglio dire, è stato bravo a creare 13 milioni di persone che credono a questo. Non è così facile per non me. È facile. Cioè non è facile definire per spunto. Io mi vergogno di essere un essere umano. Non è facile, però purtroppo. Ripeto, analizziamo. Il nostro Parlamento conta anche 50 professionisti che sono al servizio di Berlusconi, fra avvocati, ma infatti, i medici, esterni. Allora non è un'operazione a orologeria in quel momento, quella è la fase. Però finale, io volevo un processo di parliamo di un esempio invece negativo, un grave errore di comunicazione. Sullo stesso fronte politico, quindi così siamo. Mi fermo solo un attimo. Ovviamente noi analizziamo il processo comunicativo, cioè, la partigianeria politica pur rispettabile non ci interessa. Analizziamo il processo comunicativo, io dico che quella di venerdì è stata una brillante operazione mediatica. Ripeto, non sposterà l'esito del processo che va su altre di là, però certamente nell'opinione pubblica, dopo mesi di silenzio, dopo mesi di sberle, Berlusconi riesce, giocando anche su questa, per esempio la prima pagina di Sabato dell'Unità è bellissima, c'è Berlusconi tra le piume di struzzo, dico ecco, un nuovo show di Burlesconi. E alla fine la gente che legge distrattamente, perché noi siamo tutti stolti, cioè non è che noi ci mettiamo davanti a un giornale e dice adesso voglio prendere. Voglio di sto. E quindi a me sta cosa sembra una cosa quasi simpatica, sto bicchierino con le piume di struzzo che fa il giochino, insomma, ma alla fine chi avrà fatto male? Attenzione. Se il giornalismo comunque deve portare anche una cultura attraverso la mediatica, il linguaggio mediatico, anche l'impostazione dovrebbe essere coerente. Poi ti rispondo, dici tu. Io stavo per dire, per fare un esempio negativo, e lo farò subito dopo, di errore comunicativo. Però ecco, attenzione, stolti, distogliere, hanno questa affinità lessicale, questa radice comune. Cioè, non è che si è stolti perché si è incapaci, perché si è distolti, perché si viene portati a guardare altrove e a non prendere, a perdere di vista quello che invece è l'argomento vero. Qual è il capo di imputazione? Sicuramente, però voglio dire, i giudici non saranno né stolti né distolti, però il giudizio penale è una cosa, e lo rispettiamo per carità, ma il successo mediatico è altro, e di questo stiamo parlando, quindi certamente non facciamo dichiarazioni di voto, ma analizziamo. No, ma io non sono di parte. Parlando invece di un errore, come dico, spaventosamente grave, è quello di Formigoni, il quale nel giorno stesso in cui viene resa nota la spesa per le agende dei politici, che è una cosa vergognosa, afferma: non ho con me l'agenda. Quando parlando di tutti gli indagati, inquisiti, condannati del Consiglio e della Giunta regionale Lombarda, e poi facendosi nemici anche i suoi
padrini della Chiesa, fa l'esempio che anche Cristo è sbagliato nello scegliere i collaboratori, che è un'eresia, che è un'eresia teologica, oltre che essere veramente, per chi è credente, pensate, c'è una tendenza a paragonarsi sempre, sì, tutti quanti si fa, sì, sì, come certo diceva Woody Allen, un esempio devo pure trovare, no? Però dire, certamente è stato un errore gravissimo, da un lato perché parlare, citare l'agenda nello stesso giorno in cui tutti quanti stanno puntando 35, no, 50 e 70 euro, 50 euro ogni agenda dei parlamentari, 70 quelli dei senatori, e ognuno ne ha avuto non so quanto per distribuire, quindi una spesa con la quale si potevano veramente pagare ammortizzatori sociali. E lui nello stesso giorno afferma: non ho con me l'agenda, cioè, è veramente. A proposito di scioglimento. Ti faccio un altro piccolo esempio, anche questo molto serio. Vedete, lo stile del corso sarà proprio quello della forma laboratoriale. C'è stato, per esempio, nell'anno passato, nell'autunno dell'anno passato, ultimo scorso, cioè non 2011 ma 2010, in un momento di forte difficoltà del governo Berlusconi, voglio ricordare che poi alla fine di quel 2010, a metà dicembre, ci fu il famoso voto di sfiducia della Camera, nella quale Berlusconi riuscì a respingere temporaneamente l'assalto di Fini, chiamando a sé alcuni scipioti, eccetera, che passarono da un altro schieramento. Quindi era una fase di acuta difficoltà del governo. Ebbene, i mass media, almeno quelli insomma di riferimento del Presidente del Consiglio, tre di proprietà e tre di proprietà indiretta, cioè la RAI, quindi la stragrande, come dire, massa della fonte di notizie di milioni di italiani, perché poi insomma è la televisione che dà anche il senso e orienta la popolazione, si occupava in modo sfrenesiato, spasmodico, incommensurabile del delitto di Aberrani. Allora, anche qui, in Italia ogni anno vengono compiuti 8.000 delitti. Bisogna dire una cosa, cioè il delitto non è una cosa così infrequente nel nostro paese, cioè in Italia ogni anno vengono compiuti 8.000 delitti, cioè 8.000 persone vengono ammazzate. Ora, di per sé ogni delitto è un atto efferato, è del tutto evidente, ma voglio dire, in questi delitti centinaia sono compiuti secondo modalità davvero efferate, cioè voglio dire, il padre che uccide il figlio che è nato, la mamma che si che butta giù dal balcone la figlioletta, cioè voglio dire, cose. Perché su quella vicenda, sì, che poi alla fine c'ha degli svolti importanti, è venuto nell'attimo familiare, però in realtà, come ci ricordava il collega, tre quinti dei delitti, degli omicidi avvengono nella ristrettissima cerchia delle relazioni familiari, marito, moglie, genitori, figli, eccetera, eccetera. Perché su quel delitto si concentra tanto la sezione mesmina? Perché arriva l'ordine sul rettizio, sul criminale, ma non troppo, di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla grave difficoltà economica e politica del governo, dandogli quello che la gente ama vedere in televisione: sesso, soldi, sangue. Sesso, soldi, sangue. Da questo punto di vista, la vicenda della Vetrana è un caso di scuola della comunicazione, di distoglimento organizzato dell'attenzione della pubblica opinione da vicende molto gravi che riguardavano la vita politica ed economica del paese, con un delitto nel quale ognuno si sentiva in qualche modo di immedesimarsi, perché era diventato, voi ricorderete, che tra novembre e dicembre del 2010 tu, a qualsiasi ora del giorno e della notte, accendevi la televisione. Vabbè, ora, attenzione, non è che un delitto non sia degno di notizie, ma un minuto nel telegiornale il primo giorno, mezzo minuto il secondo giorno, ma tutti porta a porta il terzo giorno la storia è finita, si attende poi il processo, quando arriva il processo là era un continuo. Si cominciava da mattino 5, si continuava con vita Italia sul 2, poi c'era, come si chiama, pomeriggio 5, poi Matrix e poi porta a porta, cioè voglio dire, una ossessione mediatica sulla notizia che era frutto non tanto di una scelta editoriale o di un diritto all'informazione, che pure c'è, perché è giusto che la pubblica opinione venga informata di fatti così eclatanti, ma apparteneva ad una strategia di distoglimento dell'attenzione. Allora, a noi adesso tocca a
analizzare questi processi e capire in che maniera noi possiamo avere degli strumenti e governare professionalmente questo tipo di situazioni. C'è una bella frase che io cito sovente nei miei corsi, nei miei incontri di formazione, di Seneca, il filosofo Seneca, che dice: noi non possiamo mutare il corso del vento, perché il vento va dove crede, però possiamo imparare a governare le vele. Quindi, governando le vele, possiamo portare la barca nella rotta desiderata. Questo è il senso di essere comunicatori nell'epoca del 2.0, è proprio questo. E poi volevo cercare di sviluppare anche un'attitudine alla multimedialità. Bene diceva Dario prima, noi vogliamo cioè abituarvi a comprendere la distinzione tra testi giornalistici scritti per la carta stampata, cioè per un quotidiano e o un periodico, tra testi scritti per la radio o per la televisione e tra testi scritti per il web o per un social network. Io domandavo, e domando e rispondo, vi dico che io ho cominciato ormai da molti anni questo mestiere, diciamo che ho cominciato a fare un po' di pratica professionale 86-87, sono diventato giornalista pubblicista nel 90, quindi mi sono iscritto all'Ordine, poi sono diventato professionista nel 2005. Beh, all'inizio il 100% del mio reddito da lavoro era costituito da collaborazioni con la carta stampata. Dopo qualche anno la televisione ha preso il sopravvento. Oggi la gran parte del mio reddito professionale deriva o dall'attività di ufficio stampa, di comunicatore per ufficio stampa, o da attività connesse ai social network, blog, siti, magazine online, news online. Cioè, oggi siamo praticamente ad aver superato la metà, cioè l'online supera la metà del mio reddito professionale rispetto alla televisione e alla carta stampata, che ormai è diventata davvero molto residuale. Ma vi assicuro che fra 5 anni il New York Times, fra 5 anni qualcuno dice che l'ultima copia cartacea del New York Times sarà stampata nel 2024. Gli apocalittici sostengono questa cosa. Non so se sarà vero, ma posso dirvi che comunque la carta stampata cambierà profondamente. Cioè, voi pensate il tablet che rivoluzione ha portato nella lettura di un libro. Immaginate, ieri c'era un bellissimo articolo sul, vi consiglio, se siete appassionati anche di così, semantica della comunicazione, di comprare Il Sole 24 Ore la domenica, che ha un inserto molto bello, si intitola appunto La Domenica, dedicato proprio ai fenomeni, alle tendenze culturali. Cioè, c'è un articolo bellissimo in cui si diceva che lo scrittore si trova spiazzato rispetto al tablet, perché è chiaro che con il tradizionale libro cartaceo io prendo in mano quell'oggetto e lo tengo tra le mani per un tempo indefinito, fino a che non ritengo o di finire il libro o di abbandonarlo ad un certo punto. Con il tablet invece, nel mentre io sto leggendo quel libro, sono magari incuriosito da una parola, da un'espressione, da un luogo geografico, ci clicco sopra e apro un mondo e abbandono quello scrittore e me ne vado chissà dove, cosa che lo scrittore non poteva prevedere, cioè non poteva immaginare. Sto leggendo La Gerusalemme liberata, nella quale un tizio a un certo punto monta su un cavallo e vola verso la luna a recuperare il segno di Orlando. Magari mi può venire la curiosità di cliccare su luna e mi si apre un universo di scoperte astrofisiche, di riti celtici legati alla luna piena, di fasi lunari che condizionano la mente delle persone, della norma di Fedini. Cioè, entro in un universo ad ogni parola, a ogni virgola, di ipertestualità che lo scrittore non può più governare. Ecco, proprio la condizione senechiana di un vento che arriva da tutte le parti. E allora, tecniche di scrittura giornalistica, verifica dei processi di comunicazione, di manipolazione della comunicazione, analisi anche dei linguaggi della comunicazione politica, della comunicazione sportiva, della comunicazione economica, della comunicazione dello e nello spettacolo. Insomma, una panoramica la più ampia possibile, aperta molto anche alla vostra interazione. Mi piace poi rimarcare una cosa in conclusione di questa piccolissima introduzione che io vi ho fatto, che
cercheremo di dare molta finalizzazione anche collaborazionale alla vostra presenza in aula. Cioè, Medinapoli ha una robusta rete di collaborazioni con siti e testate giornalistiche, con eventi e manifestazioni che vi permetteranno immediatamente di cimentarvi nella scrittura vera e propria, nella pubblicazione di articoli e quindi nel feedback che necessariamente comincerete ad avere con i vostri lettori. Lei, per esempio, sta seguendo il corso dell'ufficio stampa stamani. Dove sei andata? Grazie. Andrà a seguire la presentazione, la conferenza stampa del Comic Con, Salone Internazionale del Fumetto, all'Ordine dei Giornalisti. Grazie a loro sono comunque venuta a conoscenza di questa presentazione e sono a seguire la conferenza. E quindi ha cominciato a partecipare ad una conferenza stampa, ha cominciato ad incontrare altri colleghi, ha cominciato, voglio dire, a svolgere quell'attività di costruzione di rete, di networking, se preferite, che è indispensabile per poter fare il nostro lavoro. Quindi ecco, il senso di questa proposta che vi facciamo va proprio in questa direzione. Naturalmente non trascureremo anche di svelarvi qualche trucco, per esempio su come si scrive un comunicato stampa efficace, su quando questo comunicato stampa va inviato, su come si costruisce una mailing list, su come si imposta un'inchiesta giornalistica, su come si fa ad ottenere un'intervista. Io, per esempio, ho ottenuto un'intervista in esclusiva con Luca Cordero di Montezemolo quando ha presentato il suo treno Italo-Andà, nella maniera più che vi racconto, giusto per farvi fare una risata. Venerdì scorso, avrete letto poi, avrete visto i telegiornali, avrete letto i giornali del giorno dopo, il presidente Montezemolo da Napoli verso Roma ha organizzato un viaggio stampa per poter presentare questo nuovo treno Italo che si candida a fare concorrenza al Frecciarossa. L'appuntamento per la stampa in ferrovia era alle 12.30, io però ero impegnato in una cerimonia, in un convegno alla Nunziatella. Arrivo alla stazione a 1:30 quando il presidente Montezemolo ha già parlato con tutti i giornalisti. Arrivo lì, ma ovviamente io non è che posso rimanere senza l'intervista. Necessità di non c'è come dire, da neanche da sospettare. Se non che per una serie di circostanze della vita, io quel giorno non era previsto andassi da Montezemolo, ma dovevo, finito il convegno Nunziatella, prendere un treno e andare a Bologna, dove, per una promessa fatta ad una persona che mi sta seguendo in una vicenda della vita, dovevo portargli delle mozzarelle. Voi sapete, no, quando il meridionale viaggia con un polistirolo e le mozzarelle. Allora io arrivo con la valigia, il computer, e fin qui, diciamo, un giornalista, valigia, computer, insomma, è normale, che e arrivo con sto cartone di mozzarella e in una mano il microfono. Ovviamente non potevo mica lasciare mozzarella, perché giustamente no, questo registra, quindi non voglio dire. Però, sai, una stazione, non dico la stazione di Napoli, perché rubano dappertutto, io sono stato derubato a Milano, quindi voglio dire, non è che faccio il razzista, non è che posso lasciare mozzarella a te. Vado da Montezemolo che stava mangiando. Presidente, mi scusi, insomma, io però vorrei fare una sorta, ho già parlato, però una battuta, quello si gira e vede il polistirolo. E il direttore mi fa, però vi assicuro che il catering a bordo noi ce l'abbiamo, non è che si deve portare le mozzarelle. E io subito, presidente, però noi quando superiamo la linea gotica ci portiamo sempre la comodità presso, perché non si può mai sapere, caro presidente. E ne è venuta fuori una gag, una risata, che è diventata poi una bella intervista. Sì, però facciamo presto che dobbiamo scappare. Invece poi ha parlato dei treni, della politica, del macchinista giovane che, e mi ha fatto entrare pure in cabina di pilotaggio, perché dice, vi devo far vedere il macchinista. Gli ho chiesto, presidente, ma qui l'Italia ha bisogno di nuovi macchinisti, ci vuole un macchinista come lei per l'Italia, sapete, no? C'è tutta questa idea di far sì che Montezemolo diventi il leader per le prossime elezioni del 2013. Lo smentisce, più è vero. E lui, sì, lui si fa una bella risata, come fa lui, insomma, come quando lo spotte crozza, no? E poi dice, sì, però adesso andiamo a vedere il macchinista calabrese di 28 anni che abbiamo assunto, e mi ha portato in cabina di pilotaggio con la sicurezza sbandata. Dice, ma questo che è stato facendo? È stata una cosa, a volte bisogna avere pure quella capacità di inventarsi un po' delle gay. Ma guardate, Montezemolo parla veramente come lo sfotte Crozza. Voi vedete Crozza quando fa, no? Spaghettata! Io oltretutto pensavo che facesse così. Dunque, questo è un po' quello che aveva. Dove andate? A mangiare le mozzarelle. Ci vediamo al corso. E vi dicevo, questo sarà un po' il taglio che noi daremo alle nostre conversazioni. Ripeto, molto efficaci, molto anche smart, con un vostro
profondo coinvolgimento e niente, confidiamo poi così di fare cosa. E parliamo anche un po' di deontologia. Sì, è quello che le cose che dice la signora sono quanto mai vere e condivisibili, insomma. Perché vabbè, penso che un'impostazione vi aspettiamo sull'etica, appunto, sia importante. Assolutamente. È come scrivere, anche per il discernimento dei ragazzi. Non voglio invadere il campo sono ragazzi, sono giovani. Ma non puoi farlo questo mestiere se non hai etica. Di fronte alla morte di un calciatore, la dichiarazione dell'Udinese che dice la proprietà del calciatore è preoccupata, cioè una cosa, io parlavo con la Rosina e lui dico, ma come? Cioè un ragazzo sta morendo e Daniele Cartagena era già morto. Lanza esce e gira il mondo, la proprietà è preoccupata, non la fidanzata, non la sorella, la proprietà non la pubblicate perché è veramente vergognoso scrivere, cioè una, per esempio, in quel caso si può anche omettere, no, non siamo obbligati, c'è il dovere di cronaca, ma che la proprietà anche lei è giovane, a gestire me, ma loro principalmente. Vabbè, è giovane che qui a fare cose bellissime, insomma, è giovane di testa. Ed era mentre stavamo alla Traviata, sì. No, ma ha ragione. Però io richiedo che, ripeto, se non hai etica non puoi fare nessun lavoro. E in particolare quello del giornalista. Perché puoi fare il cinico un giorno, due o tre, ma alla fine chi poi vive questo mestiere? Ma più che cinico, io penso che l'impulso sia quello di affermarsi e quindi ignorare, sì, andare più. No, perché è un gioco che non può andarti bene una volta. Ma lui ha detto una cosa molto bella. Io mi emoziono e non attendo che il collega sbagli per criticarlo, perché sarei un sciocco. Chiaro che se devo la gaffa del collega sul mattino, perché non era corretto farlo, condividere l'errore di un collega, non lo si fa. Collega in corso in un errore gravissimo. Allora, molti hanno condiviso. Tu non l'hai condiviso, ma assolutamente no, non si fa. No, però spieghiamo, c'era stato un antefatto. Il mattino, disgraziatamente, nel recensire un'opera, la Ida, che notoriamente no, dice. Traviata. Sì, aspetta, fammi raccontare l'antefatto. Che nel recensire un'opera, la Ida, che Giuseppe Verdi scrivono nei titoli, la Ida di Giacomo Puccini. Che fa sconvolgere i musicologi, perché qui significa riscrivere, perché. Io. Ma tu ti senti di escludere che Puccini abbia scritto la Ida? Chi lo sa? Uno dei Puccini e ricordi magari l'abbia nascosta in un cassetto e magari salta fuori e sotto e divende questa cosa a 300 milioni di euro, eccetera. Quindi c'era stato già un antefatto. Per non sbagliare stavolta ne mandano due a seguire, uno che seguono l'ospedale e uno che in redazione deve aggiustare. E che cosa succede? Ecco, succede. Succede che per esempio il collega ricorda che questa cantante, salernitana tra l'altro, aveva interpretato tra ottobre e novembre dello scorso anno Trovatore. Cita nell'incipit questa sua già presenza in un titolo verdiano. Il titolista che fa? Legge i primi righi, legge Trovatore e dice: ah, bene, allora, Trovatore, due punti, trionfa la Violetta Salernitana. In Violetta, che è una protagonista che l'ha, ovviamente, questa cosa fa il giro del mondo, perché è una gaffa spaventosa. Questa è la disattenzione. Molti colleghi, anche famosi, hanno scritto su Facebook e su Twitter questa pagina. Io mi sono rifiutato, infatti non esiste, non si fa, è un errore, ora non lo so, sicuramente non del collega ma del titolista, ma di chi si perché si corre, ma quando stampavano perché il cinismo di quindi l'errore del collega è veramente di cattivo. A proposito di come andare di Schettino, io ho fatto delle interviste a metà di Sorrento, uno mi ha detto: sì, Gianice, tu fai pure un'intervista di Schettino, no, quello della Costa. Dice, però sappi una cosa, chi va per mare naviga, chi sta a terra giudica, cioè chi lavora poi è sempre soggetto all'errore. Però è un errore così clamoroso che in effetti ci facciamo una risata, però non ci facciamo maestro, perché quando ti fai maestro degli errori è lui un secondo dopo il tuo errore sta per scattare. Il problema è che c'era stato l'antefatto. Certo. La Ida di Puccini, ragazzi, è meraviglioso. È come dire, insomma, che Messi giochi nel Madrid. Sono cose che capitano. Per cui ripeto, ora io non so, Paolo, se tu hai delle comunicazioni, se immaginiamo poi di avere già una data d'inizio, se poi magari se loro hanno bisogno anche di chiederti qualcosa in separata sede.